sempre e comunque, sempre voi, grazie, grazie, grazie. Alessandro Iovelitti, Drake, Bisnoff, Cartel, Fabrizio Bandori, Giovanni Ludovici, Daniele Ciancone, Michele Innocenzi, Federico, Fiamma. Questo concerto è dedicato comunque e sempre a Dido, a Danilo Cianca. Forza L'Aquila, guarda. Siamo molto felici dei 3 anni che abbiamo trascorso insieme, insieme noi tre, insieme alla città. Abbiamo cominciato per scherzo, prima con un video sul web, poi con una festa che comunque aveva il sapore semplicemente cittadino, e siamo arrivati a fare il live dei Calibro 35 che ci riempie di orgoglio. Un sacco di gente, molta molta gente, e siamo contenti. Nonostante non sia per niente facile organizzare cose di questo tipo in questa città e in questo momento. Capelli pochi, dritti. E allora, è un progetto che continua, come tutti i progetti iniziano e di volta in volta diventano multiformi. È qualcosa che mi di veramente eccitante. Parlare di volta in volta con una persona che ragiona per immagini, un'altra persona che ragiona con la musica, un'altra persona che cerca di mettere un pochino di ordine a livello amministrativo, un pochino di ordine a livello di testi, ma è tutto, diciamo così, si sintetizza in sprazzi di follia. Vi vogliamo bene e stiamo qui. Allora, l'idea di riuscire a portare un po' di cultura, stare nella cultura, a condividere questo con la gente e farla metabolizzare, accettare, ridere, ballare, scherzare è fondamentale. Oggi sul palco fortunatamente abbiamo festeggiato con voi di Newstown, abbiamo festeggiato con gente che ci segue, quella poca gente che ha l'orecchio fino, che ha quel sentimento, quella voglia di volere bene a quello che facciamo. E è fondamentale restare ancorati al territorio, nel territorio, in città, e portare tutto questo ad un livello condivisibile è sicuramente la giusta strada da percorrere. Quindi, quale miglior modo di festeggiare il terzo anno? Quindi grazie a tutti voi, evviva, viva la musica, viva l'arte, viva non lo so, viva l'emozione, evviva! Eccole tutte! Allora, l'abbiamo definita con un'azione, credo. Allora, praticamente, se De Rubeis si mettesse la maschera, noi avremmo già detto tutto. Mettiti un po' la... C'è il fuso, la maschera. Allora, raga, escimi la maschera. Abbiamo praticamente... escimi la maschera. Però noi le maschere non le vogliamo. Allora, parliamo adesso con l'orso bianco. Esatto, l'orso è lui. È lui. Wow. Questa è la verità. Come ti hanno scritturato come orso bianco? Cioè, hanno fatto dei provini? Che cosa hanno fatto? Allora, questo è un contratto di schiavitù bello e buono. Non mi hanno pagato neanche in Campari. Cioè, 2 giorni di riprese, c'è uscita una carbonara. È uno schifo. Ma era buona la carbonara? Beh, non male, non male. Però al ristorante era la Matriciana. C'è un conflitto di interessi, è palese. Come ci si sente a indossare il corpo di Marco De Rubeis e la faccia di un orso bianco? Sedotto e abbandonato proprio, mi hanno sfruttato, la ci sfruttata come una cagna a Saguarana. Parla francese. Allora, vorrei concludere in questo modo. Questa sera, intanto, Newstown Media Partner sembra che non ce la filiamo mai, ma non è vero. Oggi al 100% ce la stiamo filando, è proprio una mozzarella filante, ce la filiamo. Allora, la nostra emozione, il nostro successo tra virgolette, il nostro sorriso va a tutte le persone che hanno condiviso l'evento, che vengono e sono venute da fuori: Pescara, Sulmona, Avezzano, Napoli, Roseto, anche Roma. Tornate da Roma. Pensano, c'era una ragazza di Seattle, ci dicono, che ha preso un volo Yuri, un volo charter per venire all'Aquila, è atterrato a Preturo e si è persa. Ma non l'abbiamo fatta entrare. Evviva la musica.
L'unica cosa vorrei dire, ma vi ricordate semplicemente come è iniziato? I drink a lot and so I piss a lot. I drink a lot and so I piss a lot. Ragazzi, vediamo quest'estate. Ci abbiamo un numero, ma non ve lo svegliamo.